Ci di nuovo insieme amici di ABS Motori per una nuova puntata ricca di contenuti e di ospiti speciali. Vado subito però a salutare il mio compagno di viaggio immancabile Giuseppe Polari. Ma ciao Giulia, che piacere averti qui o insieme a noi, ovviamente, sarà una puntata dedicata alla formazione perché come sai la formazione è importante per la casa editrice, per il programma, per le nostre riviste e oggi questa sera abbiamo due ospiti importanti qui con noi. Parlerei di, del direttore del CFP Bassa Reggiana, la dottoressa ehm, Stefania eh, Mori. Buonasera, benvenuta. Grazie, grazie a voi per l'invito. E poi al professor Saliu Cisse. Buonasera. Che ti occupi di cosa all'interno della scuola? Di elettrauto. Sono l'insegnante di elettrauto ed elettrauto di laboratorio. Fantastico, adesso poi ti faremo un po' di domande, sì, ti metteremo un po' alla prova. Lo mettiamo subito alla prova, anzi, Giuseppe, ma perché direi di, sì. direi di partire direttamente a mille supercarichi con questa puntata e proprio eh, con te, eh, Prof. Cisse, ti posso chiamare così? Sì, va bene, non è un problema. <ride> Vorrei chiedere di commentare eh, insomma, un po' il mondo dell'elettrico che eh, sta diventando sempre eh, più importante, una tematica assolutamente da affrontare. Ci puoi fare qualche commento a riguardo? Sì, allora, il mondo dell'elettrico. Molti dicono che è una cosa abbastanza di fretta, nel senso che la stanno prendendo un po' alla leggera alcune officine, mentre altre invece ci stanno investendo e giustamente secondo me la verità è nella via di mezzo. Noi con, come scuola stiamo cercando di preparare i ragazzi per questo futuro qui. E dal punto di vista lavorativo, perché oltre a insegnare sono anche in officina, mi sono dovuto preparare di conseguenza io per affrontare questa certo. quest avventura qui, questo futuro qui quindi, imminente. Quindi, salio, hai ovviamente fatto tutti i corsi dedicati, giusto? Ovviamente, Partay, sono piuttosto... autorizzato PESPAV, ho dovuto fare tutti i corsi di aggiornamento, Verificare un attimo come mettere in sicurezza un veicolo, come andare a lavorare sul sistema elettrico, perché ovviamente per metterci mano hai bisogno anche di attrezzature particolari, di chiavi isolanti e così via. E da quello che ho imparato io è una bella avventura per i ragazzi, perché parlo per me, non essendo tanto vissuto, diciamo, tra virgolette. Sei molto giovane. Esatto, tra virgolette. E qual è il punto? Che essendo appassionato di PC. Appassionato di PC, appassionato di auto, ovviamente in, in questo futuro si, va, si vanno ad unire le due cose. Chiaro. Stefania insomma mi sembra di capire che scegli dei ragazzi, dei professori veramente competenti al, che hanno voglia di, al di fare. Al passo con i tempi assolutamente, questo è veramente un aspetto positivo. Per ecco, i ragazzi e per la scuola. Come, come istituto, ovviamente l'Automotive è una delle vostre, giusto, business, delle vostre attività. Certo. Cosa ci puoi dire riguardo proprio all'attività Automotive del CFP Bassa Reggiana? Dunque, noi eh, svolgiamo principalmente percorsi per ottenere la qualifica di Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione, dove Cisse, appunto, Cisse è un nostro docente e cerchiamo sempre di stare al passo con i tempi e quindi anche di attrezzare i nostri laboratori di modo che ci siano tutte le strumentazioni più adeguate per poter, diciamo, eh, svolgere dei programmi didattici che siano al passo con il mondo del lavoro e su questo ci aiuta molto anche eh, la presenza di docenti come eh, Salio che arrivano dal mondo del lavoro ma ne abbiamo anche molti altri e così possiamo avere un contatto diretto e eh, possiamo da subito capire cosa ci serve per poter eh, erogare una formazione che sia di qualità e che serva ai ragazzi per potersi poi inserire nel mondo del lavoro. Assolutamente, Stefania, bisogna essere innovativi, bisogna essere dinamici e noi cerchiamo di esserlo anche con il nostro TG News. Original Birt, sempre al passo con le novità. Original Birt introduce nella gamma i kit riparazione alternatore compatibili per Smart 07 completamente made in Italy, collaudati e conformi agli standard OE. Sono già disponibili presso i distributori di zona presenti sul territorio italiano. Si originale, scegli la convenienza della qualità Original Birt. Texa e l'analisi di un guasto. L'azienda di Monaster di Treviso in questo video prende in esame un difetto al sistema controllo motore che impedisce l'avvio di una scoda fabia. Per effettuare l'analisi viene utilizzato l'Axone Nemo 2 e l'interfaccia TXTS. Novità importante come avete potuto vedere, ma eh, di novità ce ne sono e ce la raccontano in questo servizio presso Mac. Vediamo com'è andata. Oggi ci troviamo da MAC in provincia di Brescia, in questa azienda. Stiamo per entrare per parlare con il titolare e anche un suo collaboratore e vedere come lavorano in questa azienda meravigliosa. Andiamo. Ci troviamo con Guglielmo Bertolinelli, titolare dell'azienda MAC. Buonasera. Buonasera. Allora Guglielmo, MAC è un'azienda molto importante nel settore automotive, quindi le chiedo di raccontarci un pochino l'azienda. MAC ha compiuto 30 anni proprio l'anno scorso, eh, siamo nati nel 1991 e siamo nati come un'azienda eh, di eh, produzione di ruote in lega leggera per auto. Poi negli anni ci siamo evoluti, abbiamo ampliato il nostro business. A partire dal 2011 abbiamo creato una rete commerciale che ehm, eh, copre tutto il territorio nazionale e eh, abbiamo ampliato i nostri servizi eh, aggiungendo altri prodotti alla nostra gamma. Quali sono le vostre strategie nel breve e nel medio periodo e quali sono i vostri obiettivi per quest'anno? Abbiamo aggiunto l'olio, abbiamo aggiunto eh, la diagnosi, appunto le colonnine di ricarica, eh, tanti prodotti che possono essere interessanti anche per la clientela che eh, prima rappresentava diciamo, eh, um, un'utenza marginale per noi, cioè eh, il carrozziere, il meccanico, eh, l'autoriparatore e che oggi invece eh, inizia a essere importante come realtà per MAC. Come avviene proprio concretamente la vendita dei vostri prodotti, quindi rivenditori e o gommisti? Attraverso due strumenti, uno è uno strumento umano e della nostra rete vendita, sono 25 persone che in Italia visitano circa 16-17 mila eh, negozi, di cui più della metà eh, comprano ogni anno da noi e attraverso eh, uno strumento mh, tecnologico che è la nostra piattaforma B2B mm. che propone tutti i prodotti attraverso varie sezioni al proprio interno. In più abbiamo negli ultimi anni investito molto anche nel renderci il più possibile autonomi eh, dal punto di vista della produzione ad esempio di energia con un impianto fotovoltaico sulla nostra sede produttiva di Gussago dove abbiamo la fonderia che ci dà circa il 60% della corrente che utilizziamo. È chiaro che bisogna avere un prodotto di qualità al giusto prezzo, questa è la base per approcciare il mercato. Quanto è importante invece il rapporto con l'autoriparatore e che tipo di, ehm, diciamo di strategia voi utilizzate? Abbiamo una rete vendita forse la più strutturata al di fuori dei venditori di pneumatici, ma diciamo eh, siamo 25 persone sempre sul territorio più i capi area e siamo molto vicini al nostro cliente, mm -hmm. eh, il rapporto umano è veramente, nonostante la tecnologia, nonostante le piattaforme, ma serve, siamo vicini al cliente e vogliamo esserlo. Grazie molto a Guglielmo Bertorinelli, è stato molto esaustivo. Grazie, Grazie a voi, buonasera. Grazie ancora. Ma non è finita qui perché siamo andati all'interno della loro linea di produzione per vedere da vicino questa realtà, guardate. MAC rappresenta un affermato marchio nel panorama nazionale e internazionale. Riconosciuto come uno dei leader del settore delle ruote in lega d'alluminio, con un fatturato 2021 di oltre 55 milioni di euro e una produzione di 600.000 ruote l'anno. Grazie ad un magazzino sempre fornito con più di 120.000 referenze, MAC raggiunge velocemente il cliente attraverso consegne rapide in 24-48 ore. Il processo di produzione viene accuratamente controllato in ogni sua fase per garantire al consumatore finale un prodotto di elevata qualità. Nel 2017 è stata completamente rinnovata la fonderia 4.0 e nel 2022, a partire da giugno, sarà operativo il nuovo impianto di verniciatura che sostituirà quello attualmente in uso in modo da garantire maggior valore in termini di qualità ed estetica del prodotto. Mac è un'azienda che si rivolge principalmente al segmento delle vetture di fascia premium medio-alta. Stile e design made in Italy, ampia gamma di prodotti dedicati, flessibilità nel processo di produzione contribuiscono a fornire un servizio dinamico nel rispondere alle esigenze del mercato. E le novità per quanto riguarda appunto questa fiera sono tante. A cominciare in primis dal mondo appunto TPMS. Sono passati ormai 5 anni da quando abbiamo istituito il primo brand appunto Mate. Un'altra importante appunto novità che è Andremo a presentare direttamente in fiera e eh, tutta la gamma appunto dei prodotti eh, Mate che si allargano con i prodotti di diagnosi, con gli strumenti di diagnosi che abbracciano non soltanto appunto i nostri gommisti, il nostro clientela appunto principale mh, di MAC, ma abbraccerà anche tutto il campo meccanica e anche elettrauto. Che cosa ci dici di questo elettrico? Come lo vedi per MAC? Vi spaventa o è qualcosa di positivo? Assolutamente positivo, eh, non ci spaventa per niente, anzi, uno dei prodotti di punta e uno dei più importanti prodotti che andremo a introdurre alle prossime fiere sono proprio le colonnine elettriche e V-Charge, Wallbox. Abbiamo riscontrato già un grande successo con queste colonnine, e con questi punti di ricarica. In pratica abbiamo appunto una gamma abbastanza vasta che si divide in due tipi che possono essere mh, suddivisi in wallbox EV charge 7 kW, quindi per uso domestico, monofase, e invece il wallbox EV charge 11 o 22 kW per eh, uso mh, industriale, diciamo così, per i nostri clienti. Grazie molto Salvatore Pepe, complimenti per tutto. Grazie a te Francesca, è stato un piacere. Innovazione e tecnologia, abbiamo parlato di elettrico qualche minuto fa, adesso andiamo a vedere il servizio organizzato in modo impeccabile dai nostri ragazzi sull'elettrico. Il processo di elettrificazione della mobilità oggi in corso ha avuto uno sviluppo piuttosto veloce negli ultimi anni e tende ad accelerare ulteriormente. Nel mondo sono state infatti immatricolate oltre 2,5 milioni di auto elettriche nella prima metà dell'anno passato, mentre in Italia è stata superata la soglia delle 100.000 immatricolazioni. Una recente ricerca dell'Osservatorio sulla mobilità aziendale ha inoltre confermato la propensione all'elettrico tramite un'indagine condotta su un campione di 102 aziende, per un parco totale di 118.439 veicoli, di cui 106.654 a noleggio e 3.612 unità elettriche. L'azione dei policymaker a livello comunitario e nazionale è stata caratterizzata dalla volontà di favorire la ripresa economica nello scenario post-pandemico attraverso due principali parole chiave: transazione ecologica e digitalizzazione. L'elettrificazione ha abbattuto le barriere all'ingresso del mercato, da sempre rappresentate dai motori endotermici e detenute dalle major del settore. Il processo di cambiamento in corso sembra dunque favorire l'emissione di nuovi player e nuovi brand. Grazie ai nostri ragazzi per aver montato questo splendido servizio. Adesso però eh, dobbiamo andare in pubblicità, ma continuate a seguirci perché continueranno le nostre interviste ai nostri ospiti speciali, quindi a tra poco. Vuoi chiedere un preventivo di riparazione senza muoverti da casa? Non pensare più alle scadenze della tua auto o chiamare un soccorso se rimani in mezzo a una strada. Scarica Epicar, l'amica della tua auto. Don't worry di Epicar! In questa seconda parte parleremo non solo di formazione con i nostri ospiti, ma anche di quanto sia importante e fondamentale selezionare le giuste persone con le competenze appropriate per la ricerca del personale. Vediamo in questo servizio che cosa ci racconta la nostra Francesca. Ciao Giuseppe, ciao Giulia. A proposito di ricerca del personale, bisogna sottolineare sicuramente che eh, per le aziende è una parte molto importante, ma allo stesso tempo è anche una parte molto complicata, soprattutto anche dopo quello che è capitato e quindi questo periodo di pandemia. Noi, per questo motivo, siamo andati da alcuni imprenditori e abbiamo chiesto come loro fanno la ricerca del personale e quali sono proprio le fasi di questa ri di ricerca del personale, appoggiandosi anche al programma GM Edu. Ci troviamo con Paolo Lavitola di Auto Center Arese. Allora, Paolo, stiamo parlando eh, di ricerca del personale. Voi, come fate la ricerca del personale, sia a livello tecnico che a livello generico? Ciao a tutti, buonasera. Eh, beh, noi, come sapete, abbiamo un'academia interna, quindi abbiamo scelto di eh, selezionare il personale attraverso una ricerca di giovani figure, eh, che avete conosciuto anche giù in carrozzeria, che addestriamo esattamente come devono essere. quindi facendo diverse ore di formazione sia in aula che eh, in carrozzeria. Le figure mh, che ci siamo un pochettino più mature, quindi figure di tipo senior, utilizziamo un'agenzia eh, che è specializzata nella ricerca del personale e soprattutto in ambito automotive. Quanto da voi fanno di aula e quanto invece fanno proprio diciamo, di pratico no? già dall'inizio? Ma dipende dal corso che stanno facendo, in questo caso la eh, settimana prossima inizierà un corso per gommisti, è di 80 ore, ne faranno circa 15 in aula e il resto direttamente sul campo, oltre che la formazione obbligatoria sulla sicurezza e il diritto dei lavoratori. Ci troviamo oggi qui ai salesiani di Sesto San Giovanni insieme a Francesco Sala, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Francesco, stiamo parlando di ricerca del personale, quindi glielo chiedo anche a lei, come voi fate questa ricerca del personale? Noi abbiamo percorsi di formazione e di qualificazione in ambito automotive. A diversi livelli. Escono ragazzi a 18 anni, ma anche a 20 anni in un percorso di formazione post-diploma. Sono ragazzi che si inseriscono nel mondo del lavoro e con un percorso di eh, tirocinio e alternanza che li porta prima di tutto a conoscere delle aziende del loro territorio, in cui spesso poi vengono inseriti con un contratto di lavoro alla fine della scuola. Eh, GM Edu ci aiuta a inserire dei moduli molto qualificanti eh, e anche processi di abilitazione vera e propria, eh, di formazione che poi sono assolutamente spendibili nel mercato del lavoro, nel curriculum dei ragazzi e soprattutto apre eh, all'idea all che è necessaria per questa formazione un aggiornamento continuo e quindi il diploma non è in realtà un punto d'arrivo ma è un punto di partenza. Grazie Francesca per questo servizio, adesso torniamo eh, dai nostri ospiti qui in studio. Direi di partire magari da Stefania eh, a cui vorrei chiedere di farci una breve panoramica e raccontarci un po' la storia dell'istituto. Certo. Allora, il nostro ente ha una lunga storia. Eh, nasce a Guastalla ad opera di Monsignor Bagnoli nel 1951 e, e la missione era quella di insegnare un mestiere ai giovani di Guastalla e dei comuni limitrofi. Oggi siamo un ente privato in controllo pubblico di proprietà degli otto comuni della Bassa Reggiana e realizziamo diverse attività. La nostra attività principale, chiaramente, è la formazione professionale, ma siamo accreditati in regione anche per i servizi per il lavoro. E il nostro ente permette di raggiungere due tipologie di qualifiche, l'operatore meccanico e l'operatore meccatronico dell'autoriparazione, che è il tema poi eh, di questa puntata e di questo programma. E, e I ragazzi quindi giungono da noi e, e svolgono queste 2000 ore. Il pro di partecipare a un corso di formazione professionale in un ente accreditato dalla regione come il nostro è quello che eh, l'attività è incentrata molto sul saper fare, per cui ci sono tantissime ore di laboratorio professionalizzante, tante ore di stage in azienda e ciò permette quindi ai ragazzi di capire da subito quale può essere il loro futuro e quali sono le capacità e conoscenze richieste per poter svolgere questa professione. Ecco, Stefania, mi sembra di capire che avete il contatto diretto proprio con il mondo del lavoro, giusto? Sì. È un po' anche Grazie anche al programma GM Edu, che avvicina il mondo della scuola al mondo del lavoro. Ecco, ma prima di entrare nel merito eh, del, delle attività, quali sono i plus? Hai eh, cenato qualcosina della vostra scuola? Sì, abbiamo tanti punti che ci rendono una, una realtà competitiva e anche di qualità sul territorio. Innanzitutto direi eh, proprio l'impostazione stessa dei corsi, che sono corsi che si fondano su un repertorio delle qualifiche regionale e quindi che hanno degli standard di conoscenza e capacità obbligatorie da mh, dover conseguire. E questa è una garanzia perché l'offerta formativa in questo modo è completa e forma una figura professionale davvero eh, al passo coi tempi e comunque eh, molto preparata. L'altra cosa che ho già accennato anche prima, il fatto di poter svolgere tante ore di stage in azienda. Questo permette proprio ai ragazzi di eh, sperimentarsi eh, sul posto e di mettere eh, in pratica ciò che hanno preso in aula ed è sempre un, un fattore aggiuntivo e molto importante. Ecco. L'altra cosa è proprio la eh, struttura organizzativa di un ente di formazione perché ehm, i ragazzi vengono seguiti dalla dall Z, quindi non solo. Da quel, dal punto di vista dell'apprendimento, ma anche dello sviluppo della persona. Da subito quando arrivano da noi eh, sanno che hanno un regolamento ben preciso da seguire in classe e che è un regolamento basato sulle regole del mondo del lavoro. Questo un po' in tutte le scuole, ma da noi hanno anche un aiuto aggiuntivo: il fatto di poter contare, oltre sui do, che sui docenti, anche sulle figure di coordinatori e tutor. Quindi abbiamo proprio uno staff che segue i ragazzi e che li aiuta nel loro percorso di crescita. Stefania è uno staff giovane perché Salio è qui, è molto giovane, è il professore. Ecco, ti chiedo, ma rispetto a qualche anno fa, eh, spero che la tua memoria ti porti a una decina anche di anni fa, <ride> sei fa molto giovane, ma come è cambiata un po' la figura, il ragazzo, lo studente? Allora, lo studente... È... Allora, in parte il fatto che le generazioni... Oh, sono 96 quindi non sono vecchissimo però mi sento già abbastanza come dire diverso rispetto ai 2000 e ci passiamo 4 anni quindi abbiamo 4 anni di differenza sembra che siano due generazioni completamente diverse sembra che siano passati 20 anni invece la generazione bene o male è sempre quella però cambiano le passioni perché io mi ricordo alla mia età a 14 anni facevi la passione dello scooter stavi lì con gli amici trafficavi ci stavi dietro Provavi a fare dei lavori che magari non avevi delle basi, quindi grippavi 12 volte su, su 20, per fare un esempio. O, invece adesso questa passione qui purtroppo la vedo in pochi ragazzi, purtroppo ormai adesso non c'è più quella passione del motore, c'è abbastanza elettronica, quindi i ragazzi si perdono più dal punto di vista del cellulare. Non hanno più quella cosa dello scooter, adesso c'è il monopattino, adesso girano in città con il monopattino elettrico. Certo che per il nostro lavoro il monopattino non è che garantisca un'attività no, di business importante. Ti faccio giusto? un esempio, mi ha scritto un ragazzo un paio di mesi fa, mi aveva scritto su, su WhatsApp se gli potevo mappare il monopattino elettrico, perché <ride> essendo elettronico tu vai a lavorare sull'impianto sull elettrico, quindi vai a modificare i condensatori e così via. Tu riusciresti magari a fare quella classica mappa che tu vai a fare sul motore termico, riesci a farlo anche su quello elettrico. Quindi adesso si, si sposta un po', cioè prima c'era il punto di vista termico, nel senso che il motore all'epoca, negli anni 90, tu come la modificavi una macchina? andavi a smontare il motore, andavi a lavorare su bielle, pistoni e così via, quindi era tutta una modifica meccanica. meccanica. Adesso invece è una modifica elettrica, adesso è più un discorso elettrico. Adesso non vai più a lavorare sulla meccanica, ci intervieni, ma ovviamente meno rispetto al passato. Insomma, quindi abbiamo visto che a te l'elettrico uh, non, non ti crea problemi. No, non mi crea giusto. problemi, ma ovviamente, come dire... Bisogna um, essere preparati. Bisogna essere preparati, ma a parte quello bisogna anche essere cauti. Perché, okay. se tu vai a lavorare su un motore termico, hai un voltaggio di 12 volt, quindi se tu vai a invertire due poli o magari a col positivo andare a massa, ovviamente vedi una piccola scintilla. Okay? Nei casi peggiori, magari ti può scoppiare una batteria. Invece, nell'elettrico andiamo a lavorare su un voltaggio di 300 passavolt quindi è come andare a mettere mano sull'impianto elettrico di casa. Quindi fate attenzione: quindi bisogna fare grandissima attenzione perché è un attimo. Infatti, i corsi PES PUB insegnano ad avere questa, questa attenzione qui, a lavorare in modo cauto perché non c'è più il discorso del vado a mettere mano provo un attimo così, lì non c'è la possibilità del provo un attimo Chiaro. così, lì Una ovviamente volta... bisogna stare molto ma molto attenti. Molto attenti quindi invitiamo i nostri telespettatori e gli operatori a formarsi. Nei corsi organizzati dalle esatto. aziende qualificate. Ecco, su questo argomento entriamo un po' nel merito del programma GM Edu. Dai, insomma, diciamo che secondo te ha portato del valore aggiunto? Ti ha portato del valore aggiunto? Allora, ha portato del valore aggiunto perché io mi ricordo la prima edizione, se non mi ricordo male, era il mio ultimo anno, la prima edizione di GM Edu da noi. Ci ha portato dei valori nel senso che. Ci ha collegato al mondo del lavoro, all'officina in sé e alle aziende, perché prima le aziende ovviamente per potersi interfacciare con una realtà scolastica devono andare a contattare la scuola o è la scuola che va a contattare l'officina in modo da potersi organizzare, invece grazie al programma GME Edu, GMA edu effettua fa da tramite, tra quindi avevamo la possibilità di interfacciarci direttamente con le realtà aziendali. Quindi abbiamo avuto la fortuna di avere la ZF per vedere il discorso dei cambi automatici, mi ricordo all'epoca. Poi abbiamo avuto il discorso TEXA, quindi abbiamo avuto la possibilità di poter verificare come funziona un impianto di una macchina, come effettuare le autodiagnosi e come lavorarci. Quindi abbiamo avuto diverse opportunità per poterci interfacciare con il mondo del lavoro ancora prima di andare in stage, quindi secondo me è una cosa che aiuta molto. E proprio in questa direzione possiamo dire che tra qualche mese ci sarà Autopromateca a Bologna dove bisogna prepararsi per fare la gara con le altre scuole, giusto? Esattamente, abbiamo avuto la fortuna di aver vinto il primo Grand Prix che era stato organizzato a Bologna e speriamo di poterci ripetere anche in questa edizione qua. <ride> Ottimo, speriamo. Allora in bocca al lupo, eh? <ride> Dovete dare il massimo. Stefani, invece parliamo eh, di formazione in generale, ma secondo te quanto una scuola come la vostra viene seguita dalle istituzioni rispetto ad altri istituti? Allora, noi essendo un ente accreditato in regione, abbiamo come referente principale la Regione Emilia-Romagna, non il Ministero, e questo ci permette di avere un rapporto più stretto. Proprio di recente ad esempio è uscito un avviso pubblico che ci permette di avere dei finanziamenti per riqualificare gli enti e per permettere la trasformazione digitale e green degli enti di formazione e questo è molto importante perché è proprio Attualmente stiamo effettuando diverse, diversi acquisti anche per il laboratorio di meccatronica eh, per avere della strumentazione eh, molto più all'avanguardia e per poter permettere ai ragazzi anche di acquisire conoscenze e capacità aggiuntive rispetto alla loro qualifica e che è eh, appunto le competenze per diventare gommista e per cui diciamo che eh, la Regione Emilia-Romagna in questo eh, permette sempre di avere dei finanziamenti eh, che aiutano anche gli enti di formazione ad adeguarsi poi per la, le loro strutture per i loro laboratori. Insomma bisogna essere innovativi, bisogna essere sempre presenti e soprattutto avere delle idee ben chiare e magari farsi aiutare non solo dall'istituzione, dalle nostre aziende, giusto Stefania, per essere performanti e per offrire ai giovani delle opportunità di lavoro. Questo assolutamente, il contatto con le aziende è fondamentale e siamo anche fortunati essendo una realtà piccolina, la Bassa Reggiana comunque è un territorio che copre otto comuni e, e quindi siamo tutti molto uh, vicini e conosciamo anche direttamente i vari datori di lavoro e le varie officine. Poi tutti gli anni di esperienza del nostro ente e il, il fatto di collaborare sia per gli stage che per i tirocini dei ragazzi eh, permettono proprio un contatto diretto. E, ed è fondamentale. A proposito di riparazione di officine veramente d'avanguardia, eh, abbiamo questo servizio che eh, ci fa vedere un intervento particolare, guardiamolo. L'intervento di oggi riguarda un motore di una Peugeot 3008-1005 HD che ha subito un grosso danno. Il motore è stato infatti gravemente danneggiato e con la rottura della catena le valvole si sono piegate. La testa è stata smontata per controllare gli effettivi danni e una volta smontata la scelta è stata quella di puntare su un motore revisionato. Il lavoro comporterà tante ore di manodopera, ma con la sostituzione del motore, qualche guarnizione, l'olio e la ricarica del condizionatore, la macchina sarà verificata e poi pronta per essere consegnata al cliente. Giuseppe Polari ha inoltre parlato con il tecnico del lavoro che andrà fatto. Ascoltiamo. Buonasera a tutti, siamo per ABS Motori qua con Alessandro, abbiamo dietro una Peugeot con 90.000 km di percorrenza che ha avuto un problema grosso, sentiamo Alessandro che cosa ci dice. Buonasera, rompendosi la catena ha piegato le valvole e quant'altro un gran bel danno, abbiamo smontato la testa per verificare l'effettivo danno e una volta smontata, quantificando i costi abbiamo preferito prendere un motore revisionato. Questo è un 1.5 Peugeot turbodiesel e adesso andremo a smontare il vecchio motore completamente per poi rimontare questo motore semicompleto all'interno di questa macchina. Tra lo smontare la testa prima, poi smontare il motore completamente e rimontare questo abbiamo pensato una quindicina d'ore per fare il lavoro completo. Che interessante servizio, non poteva essere diversamente, però entriamo un attimo ancora sul discorso formazione e ricerca del personale. Stefania, quali sono le attività che eseguite voi come scuola? Attività per l'inserimento lavorativo ce ne sono diverse, ma diciamo che l'organizzazione dei nostri corsi ci facilita abbastanza. Al termine del, della scuola dei nostri ragazzi più dell'80% trova un'occupazione pertinente e coerente con il profilo per cui ha studiato. Ma questo perché grazie all'inserimento in stage le aziende conoscono già i nostri alunni e il più delle volte non vorrebbero nemmeno aspettare il tempo che finissero la scuola perché capiscono di avere di fronte ragazzi. Preparati dal punto di vista tecnico e professionalizzante, ma anche ragazzi che hanno imparato le regole dell'organizzazione del lavoro e che riescono comunque ad inserirsi efficacemente in un contesto lavorativo eh, e nei gruppi di lavoro. Purtroppo siamo agli sgoccioli, dobbiamo salutare eh, i nostri ospiti che sono stati con noi per questa puntata, quindi grazie, eh, grazie al grazie prof. Cisse grazie a Stefania. Grazie mille a voi per questo invito. <ride> e quindi Giuseppe, diamo però. Eh, le ultime informazioni ai nostri telespettatori, che come sempre se vogliono possono contattarci sulle nostre pagine social ABS Motori o sulla nostra mail di riferimento eh, info:chiocciolavsmotori.it. Esatto, è detto bene. Alla prossima e buona serata a tutti voi.